Sono particolarmente lieta questa sera di dare il via al ciclo autunnale di Venuta la Pagina. Il libro è un oggetto importante della nostra storia, della nostra cultura, contiene le nostre memorie, contiene i nostri ricordi, ci fa ritornare indietro nel tempo, ci fa immaginare il futuro. Chiudo salutando e ringraziando Assemblea Teatro, che ancora una volta collabora con noi, con puntualità, serietà. Plaza de Mayo era il posto giusto, proprio di fronte al Palazzo del Governo. La prima volta ci presentammo in 14. Era il 30 aprile del 1977, un sabato. Avevano creduto di fermarci. Ma il giovedì successivo noi ci presentammo nuovamente in Plaza del Mare. Questa pagina che ha letto è tratta da un libro che fa tornare Massimo Carlotto molto indietro nel tempo, perché è Le Irregolari, un libro pubblicato, se non mi sbaglio, nel 1998. Io ero arrivato in Argentina per scrivere un altro libro, volevo scrivere le memorie di mio nonno, mio nonno anarchico, che era scappato nel 1900 per non servire nell'esercito del re. Ed era scappato attraverso le reti di solidarietà proprio dell'anarchismo, ed era tornato 12 anni dopo in Italia, non aveva mai detto una parola sulla sua esperienza in Argentina. Per cui io sono partito alla ricerca di queste cose, poi ci sono arrivato e ho scoperto tutta un'altra realtà. Ho scoperto un ramo della famiglia Carlotto, Stella Carlotto, che da allora è presidenta delle Agüellas, delle nonne di Plaza de Mayo. E ho scoperto l'importanza di raccontare appunto le storie legate. Sono quel tipo di storie che sembra che tutti sappiano e che in realtà invece non sa nessuno. Hanno messo in crisi la dittatura. Sono state loro che hanno messo in crisi la dittatura, perché hanno fatto conoscere al mondo la verità, ma la loro presenza, i loro corpi, no? In quella piazza ogni giovedì sono stati uno strumento straordinario per demolire la dittatura, non solo, ma sono diventate la forza morale più importante dell'Argentina. Per un paio di giorni ho ascoltato in silenzio. La notte in albergo lavoravo sugli appunti, una scusa per non farmi travolgere dall'enormità della storia. Ma poco prima di ripartire ho scelto di farmi travolgere. E oggi mi sento parte di una realtà dolente e dignitosa che chiede verità e giustizia. Ero stato chiamato a Monfalcone dal Consorzio Culturale del Monfalconese con questo preciso intento. Potevo scegliere, come tanti hanno fatto, di scuotere la testa sconsolato di fronte al dramma e poi tornare ad occuparmi dei fatti miei. Invece, ho stretto mani, promettendo impegno. Nella sede dell'associazione Esposti Amianto l'ho stretta un signore dagli occhi azzurri che, poco tempo dopo, è morto di mesotelioma della pleura. Mi aveva raccontato che i suoi polmoni erano pieni d'amianto, ma per ottenere la pensione era stato costretto a lavorare ancora per un anno in un capannone dove l'amianto era ancora ben presente. La storia incredibile di Monfalcone è che anche lì è una storia di donne. Allora, succede questo: l'amianto uccide, l'amianto fa malare le persone, però c'è un problema, la solita relazione, il ricatto fra lavoro e lucidità, fra lavoro e salute. Per molti anni tutti stanno zitti, non si dice nulla, e addirittura nel 1966 viene messo fuori legge l'amianto, ma con il segreto militare si continua fino all'81 a foderare i sommergibili di amianto. E questo accade a Monfalcone. A un certo punto la situazione diventa insostenibile per il numero di ammalati e di morti. E cosa succede? Le vedove
e le mogli degli ammalati un giorno si presentano davanti ai cancelli di cantieri di Monfalcone e cominciano a tirare per la tuta gli operai che stanno entrando dicendo: tu devi dire la verità. Massimo Carlotto scrisse un libro che racconta quello che abbiamo vissuto in quest'ultimo anno, cioè con 8 anni di anticipo più niente al mondo racconta la crisi, l'evoluzione della crisi e le difficoltà di moltissime donne di arrivare a fine mese. E ho cominciato a frequentare i provini dei reality. E mi ha molto colpito perché c'era un nuovo ruolo alla madre, che era un ruolo tipico secondo me della crisi. C'è un bellissimo film con Anna Magnani, bellissima, in cui c'è la madre povera che butta tutti quanti, getta tutti quanti le sue aspettative rispetto al futuro, anche le sue ansie rispetto al futuro, rispetto al presente, sulla figlia, quindi fa questo provino, no? E lì era incredibile perché c'era questo mondo di figlie, sono andato a vedere anche quello di Miss Italia, era gestito da queste madri che avevano queste aspettative assurde, pazzesche sulla vita delle figlie. Poi accade che un giorno una madre uccide la figlia, questa non è la realtà, uccide la figlia perché la figlia non voleva fare la velina. Vizzini. Pochi. Arturo, il pacchetto di MS, 4,20 ormai. Il caffè al bar al mattino, 1 euro. L'aperitivo la sera, 2,80. La gazzetta dello sport, 1,20 euro. E le gocce per dormire, 15,25 euro, quelle la mutua non mi passa. Io niente. Vermut. 3-4 bottiglie da sé. Dipende da come sto! E poi sorrise canzoni TV, il Super Enalotto che non si sa mai, e una volta al mese la tinta dalla Esposito al quarto piano. Lei c'era un negozio di parrucchiere e poi da quando è vedova a Rotonda, lavorando in casa, 20 euro colore e piega, certo. Molto meno dei 60-80 euro dei parrucchieri. La tinta non è di prima qualità, in compenso però lei ti racconta tutto quello che succede nel quartiere. Nascite, morti, matrimoni, separazioni, licenziamenti. Insomma, storie di soldi. Ma a me mi piace perché mi consola sentire che qui siamo proprio tutti uguali. E poi io da lei ci vado volentieri perché i capelli all'extramontanie non li fa. Non li vuole mica in casa, lei, quella gentaglia lì. Ogni settimana ne arriva qualcuno e sparisce una famiglia italiana. Lasciamo perdere i cinesi, quelli non danno fastidio a nessuno, ma gli altri, puttane e ladri, che ci portano via il lavoro. Le loro donne vanno a servizio per 5 euro l'ora. Troie. Io sono fortunata perché le mie signore non li vogliono quelli in casa, no? Solo italiani, anzi, meglio se piemontesi. Gente di razza sana. E la bambina si è messa a uscire con un tunisino. Bambini a super.
Maria che li ha visto. Ma no, mamma, siamo solo amici. Ma cosa amici? Sono arabi! Ci fa saltare in aria! Poi che figura ci facciamo con tutto il quartiere? E dall'esposto! Come faccio ad andare a farmi la vita dall'esposto? Ah, ma no, No, io sono andata alla polizia. Sono andata alla polizia, ho parlato col commissario e gli ho detto quel tunisino lì non li hai capito. Quel tunisino lì dà anche fastidio a mia figlia. E loro il giorno dopo se lo sono venuti a prendere, l'hanno caricato in macchina ed è sparito! La bambina l'è passata subito, quasi. Bambina, io la chiamo bambina, ma è una donna, ha 20 anni ed è già un anno che lavora. Subito dopo il diploma lei ha subito trovato lavoro. Su e giù col motorino a consegnare la posta, Pony Express. Santo cielo, ma facciamo un sacrificio in più, Ti fai un corso di danza? Un corso di recitazione? Ma guarda come sei bella! C'hai un bel fisico, c'hai un musetto che è un amore, tu sì, tu non ce la fai ad andare in televisione! Certo che se vai in giro tutto il giorno con quel casco in testa, chi ti nota? Arturo! Lo sai che ho ragione, eh? Lo sai! Ma tu? Non hai una casa tua. Non puoi comprare niente se non paghi a rate. Fai un lavoro che ti possono mandare via quando vogliono, in ogni momento. Se ti ammali, sei fottuto, che cazzo ti credi di essere niente tu? Non sei niente. Non siamo niente. La baciò fino a farle mancare il respiro. Le sfilò il cappotto, la giacca, le sbottonò la camicetta e le spinse sul divano. Lei si arrese senza condizioni al suo corpo muscoloso, travolta e sopraffatta come desiderava da molto tempo. Sorrise al piacere di inebriarsi del suo profumo, proprio quello che aveva scelto per lui. Aspetta, uomo, donna, marito, moglie, amanti insieme, mai più senza di te. Avevo dimenticato quanto fosse bello, troppo tempo, da sola, mai più. Insieme, di nuovo, per sempre, ti sento, mi sento ancora, insieme, Dio che bello, sì, insieme. Sì. E invece questo libro che è nella nuova serie delle Vendicatrici, inizia con questa donna che ritrova l'uomo che ha amato, che aveva perso e che finalmente si illude, forse, o comunque in questa notte vive la possibilità di ritornare a non far vivere solo il sentimento ma la passione. Renzo è sposato con Eva. Eva è una signora di 40 anni, proprietario di una profumeria, ama moltissimo il suo lavoro, profumeria, stiamo parlando di Roma, nel quartiere di Roma, lei è molto felice del suo lavoro, funziona, solo che non sa che il marito vive una situazione molto particolare, è ludopatico, cioè butta i soldi nelle macchinette da slot machine. Ferma! Ordinò la bionda, puntandole al collo un vecchio rasoio da barbiere. No, ti prego, le complici l'afferrarono per le braccia. La ragazza avvicinò la bocca all'orecchio di Eva. Tu lo devi lasciare stare. Renzo è mio! Eva sentì le guance bruciare
Il gesto della bionda era stato fulmineo, uno scatto del polso di cui non si era nemmeno accorta. Si ritrovò a terra, contro la siepe, mentre il gruppo delle assalitrici si disperdeva in direzioni opposte. La bocca gli si riempì di sangue. Dalla borsa prese un fazzoletto per tamponare la ferita, lo vide inzupparsi di rosso. «Signore, è scivolata, ha bisogno di aiuto», domandò un'anziana passante. Eva provò a dire che non le faceva troppo male, ma si accorse dello sguardo inorridito della soccorritrice. Frugò ancora nella borsa in cerca dell'astuccio del fard e commise l'errore di guardare la ferita nello specchietto. Cadde su un fianco, svenuta. Sono quattro donne, due straniere e due romane, che sono vittime di uomini sbagliati. La prima idea, la suggestione che abbiamo avuto Marco Videtta ed io su questo lavoro era quattro anni fa cercare di costruire una nuova relazione narrativa tra l'universo femminile e crisi economica sul piano dei diritti e sulla violenza nei confronti delle donne. Però l'assunto è che le donne subiscono crimini in quanto donne, no? E questa è una cosa che non può essere, non solo non può più essere tollerata, ma se noi la ragioniamo in termini culturali, in termini sociali, noi non possiamo tollerare una società di questo tipo. Però questo poi va allargato in generale ai diritti delle persone, di tutte le persone, perché ci sono delle cose in questa società che secondo me sono assolutamente intollerabili, che vanno oltre la questione della politica, dell'economia. Per cui nel mio percorso narrativo ho sempre voluto mettere in evidenza questo tipo di storie, raccontarle, a partire però dalle storie legate, come raccontavo all'inizio. Le madri argentine e le nonne mi hanno insegnato a raccontare le storie legate, quelle che non si conoscono, perché sono uno strumento straordinario per veicolare tutta una serie di riflessioni che possono interessare il lettore.